L'intelligenza artificiale non potrà sostituire l'artista nel suo momento creativo, ma la tecnologia e il pensiero scientifico sono fondamentali per lo sviluppo delle persone. Giovanni Allevi, pianista e compositore, interviene così all'incontro dedicato al dialogo tra società e scienza, organizzato nell'ambito degli appuntamenti del G20 dall'Istituto Italiano di Tecnologia. Evviva la ricerca scientifica, evviva il pensiero scientifico, questo bisogna ribadirlo in un'epoca in cui sembra invece che la validità e la valenza del pensiero scientifico venga messo in secondo piano e sembra che certe tematiche del Medioevo stiano tornando in auge. Allevi dichiara il suo entusiasmo positivo verso il pensiero e il metodo scientifico, armonizzandolo con una serena conferma della centralità della persona. L'arte, dice, nasce dalle emozioni, dalle sofferenze, dal grido verso l'infinito, cose che una macchina può aiutare a modulare, riprodurre, ma non a sentire e quindi creare. L'intelligenza artificiale è in grado di creare, anzi me lo domando, è in grado di creare una poesia, è in grado di creare una musica? Sicuramente sì. Che poi questa musica abbia la possibilità di scavalcare i secoli ed abbia una valenza artistica e possa toccare il cuore dell'animo umano, ho i miei dubbi. La vera creazione artistica, che sia essa una poesia, che sia una musica, che sia un passo di danza, una pennellata sulla tela, nascono sempre da un senso di caducità dell'essere umano, da una sofferenza, un grido verso l'infinito. E allora, anzi, più siamo sofferenti e più il nostro grido si fa accorato e si fa forte. Questa è l'origine dell'opera d'arte. Però l'intelligenza artificiale può sicuramente aiutarci a creare delle musiche, delle melodie, delle poesie, aiutarci nella nostra vita quotidiana. Ma l'essere umano resta irriducibile. L'incontro Visioni del futuro, intelligenza artificiale e robotica, dialogo tra scienza e società, ha visto tra gli altri gli interventi di religiosi, cosmonauti, uomini delle istituzioni e rappresentanti del mondo del lavoro. Ciascuno, dalla sua specifica prospettiva, ha sottolineato aspettative e domande che è giusto porre alla scienza, da una posizione però al di sopra di barriere e pregiudizi. Il ruolo della scienza è sempre quello di studiare i problemi e quindi di darci il maggior numero possibile di informazioni strutturate e validate dal metodo scientifico. È chiaro che poi la scienza di per sé non prende delle decisioni, quindi è necessario confronto con tutte le parti in modo da capire qual è poi la direzione che socialmente è più utile. Questo è qualcosa che la scienza normalmente non ci dice, le tecnologie sono neutre, bisogna capire come applicarle. Una posizione questa ribadita anche dalla presidente del CNR Maria Grazia Carrozza. L'idea della scienza chiusa nella Torre d'Avorio è stata superata da tempo, ha detto nel corso di un collegamento. Bisogna far sì che la scienza presenti alla politica le evidenze scientifiche e che la politica le sappia usare per il bene dei cittadini.